altre persone, c'era anche Massimo che Abate. purtroppo oggi non abbiamo qua con noi. Mi dispiace tantissimo perché è una persona No, straordinaria. doveva venire, poi ci siamo sentiti, Sì. doveva venire anche a fare un sopralluogo al castello, però mi ha detto Clementina, oggi mi hanno detto che ho da Lumbria, non è facile per lui chiaramente venire ad arrivare fino a Ischia, ma poi ho detto poi ci vediamo in un altro momento quando sarà possibile per lui chiaramente. Ma sei d'accordo con una persona straordinaria? Com'è? E sei d'accordo che è una persona straordinaria, Sì, Massimo? e poi Affascinato mi piace. tutti quel Sì. giorno. No, bravissima, e poi mi piaceva anche il fatto che ad esempio ecco, dare valore a qualcuno di famiglia, in questo caso il padre, che io beh, quando ero bambina tutti quanti ricordiamo Marco Abate che cantava le canzoni napoletane, poi vabbè ci passa per la mente, però è giusto che ecco, il figlio, non lo so, quanti figli abbia Mario Abate, che chiaramente non c'è più, però in questo caso che voglia commemorare il padre, farlo ricordare anche alle nuove generazioni è importantissimo perché Ossabu era un bravissimo cantante, ma volevo chiedere anche a un cantautore, o solo cantava soltanto, era anche autore delle sue Non canzoni. lo so, Bruno, se qualcosa di più. No. Ma come Bruno, come fai a non saperlo? Sì, anche, penso di sì. Penso di sì, che all'epoca erano tutti quanti Sì, vabbè, c'era cantanti napoletani. Aterrano, che era molto bravo e Da maggior componeva. parte erano tutti quanti cantautori a quell'epoca, Sì, proprio. ma Ma comunque ti Marisa ricordi? Aterrano Ah, ha fatto molto maestro. Stava sempre con questi cantanti, per cui diciamo che si faceva insieme la canzone, ecco. A me è piaciuto molto il fatto di ricordare il padre, volerlo, come dici giustamente tu, trasmettere l'eredità, senza però. Sì, Figlio lo deve fare, lo deve però l'ha fatto con molto stile.